Non siamo in redazione, non siamo in garage, ma siamo a casa, parcheggiati anche noi, come giusto che sia, per dovere civico, perché per uscire da questa emergenza dobbiamo essere, stare tutti fermi il più possibile, perché più siamo fermi contemporaneamente e più rallenterà questa epidemia e quindi più, diciamo, più in fretta riusciremo a ricominciare a vivere normalmente. Noi però continuiamo a lavorare e infatti siamo collegati tutti, non tutti quelli della redazione, perché alcuni stanno scrivendo, sono impegnati, ma una buona rappresentanza. A cominciare da Massimo, che da Milano ci può dire com'è la situazione, visto che tu sei un po' nell'epicentro di quello che sta succedendo purtroppo in queste ore a livello mondiale per quanto riguarda l'Italia. Sì, esatto. Io, vabbè, sono anch'io a casa a lavorare, quindi ho poca percezione di quello che c'è in giro in città, ma devo dire che nella mia zona, affacciandomi alla strada, si vede veramente il vuoto. Da me in zona ci sono scuole, ci sono uffici, ci sono ristoranti, bar, che sono tutti quanti chiusi, ma già da tempo. E appunto traffico praticamente non ce n'è, è una cosa molto strana per Milano, bella non fosse che il motivo è triste, e anche di persone veramente veramente poche. Ho anche un parchetto vicino a casa dove solitamente bambini vanno dopo scuola per sfogarsi, ma c'è tanto silenzio, c'è veramente tanto tanto silenzio. E si avverte un po' una situazione di emergenza che probabilmente deve essere ancora elaborata al 100% da tutti quanti. Però non mi sembra una buona notizia il fatto che ci sia silenzio, perché significa che si sta fermi, e almeno lì lo avete capito, perché purtroppo a Roma, ma penso più in generale al centro-sud, non è esattamente così. Forse lo hanno capito anche in Piemonte. Giuliano, tu sei collegato da Cuneo, giusto? Sì, per un caso, perché 2 settimane fa sono tornato da Milano a Cuneo per un appuntamento dal dentista, poi è stato bloccato tutto, quindi sono rimasto qui. E vorrei dire una cosa che ho notato, che troppe persone qua non si sentono ancora in emergenza, perché magari per fortuna non è ancora scoppiato un po' quello che è già successo in altre zone, quindi vorrei comunque dire di non sentirsi poi così al sicuro, di non, cioè di rispettare le regole che sono state date. Per esempio, magari potrebbe venire anche in mente che l'auto, visto che parliamo di motori, sia una cosa che si può utilizzare, perché sei all'interno del tuo abitacolo. In realtà sì, ma per spostamenti ovviamente più che necessario, non per andare a trovare gli amici o trovarsi, come ho visto troppo spesso, appunto, i luoghi di ritrovo soliti, ecco. E questa è una raccomandazione importante, perché appunto dobbiamo fare il possibile per ridurre i rischi sia di contagio, ma anche di farci male con altre tipologie di incidenti che vanno ad affollare, andrebbero ad affollare ulteriormente gli ospedali, che sono già in difficoltà. Quindi noi stiamo andando avanti smart working, Giuliano è rimasto su, Andrea invece non è salito su, tu sei ancora a Roma e quindi sei operativo regolarmente da casa. Sì, a parte le trasferte che avevamo tutti pianificato, chiaramente per prove, test e quant'altro, io come sapete sono originario di Emilia Romagna, la mia famiglia è a Cesena. Cesena non è di fatto una zona, ma ti abbiamo un po' perso come segnale, è comunque rischioso. Come scusa, sei un po', ti abbiamo un po' perso come segnale. Questo fa parte delle difficoltà di smart working, magari quando la connessione va un po' giù. Prova a ripetere. Io ripeto, nel senso, come sapete, io sono di Cesena, la mia famiglia è a Cesena. Di conseguenza sarei stato tentato anche nel weekend di andare a visitarli, dovevo anche andare a prendere la mia macchina che è rimasta su, ma ho deciso di farlo semplicemente perché, seppur Cesena non è ancora una zona rossa, ma è molto vicina, so che, diciamo, il rischio sarebbe comunque elevato per gli altri, per le persone più debilitate, a partire appunto dalla mia famiglia,
che ha, insomma, mio padre ha una certa età, quindi ho voluto cercare di tutelare prima che me gli altri, e credo che questo sia un qualcosa che dovrebbero fare tutti in tutti i territori. Abbiamo visto che lo scorso weekend c'è stata, diciamo, un'errata comunicazione, una comunicazione anticipata a partire da Milano, e quindi è prevalso un po' quel senso di voglio tornare a casa mia, voglio stare vicino ai miei cari, ma il secondo pensiero, forse troppo tardi, è stato quello di forse ho sbagliato, e molti lo so che l'hanno sicuramente pensato, poiché di fatto si è così allargato un po' il pericolo a molte zone d'Italia che magari erano più o meno rimaste escluse. Ora, secondo me, sarà questione di giorni e nessuno sarà escluso. Di conseguenza, il restare a casa diviene fondamentale per tutti. Ed è rimasto a casa anche Alberto, che non è andato su in Toscana, giusto Alberto? Sì. Eccomi, in qualche modo. Siamo? Eccoci, parla. Eccoci, anch'io ho deciso di non salire, di rimanere a Roma, che comunque tra l'altro credo che sia il territorio più sicuro anche dove stare, visto che c'è un presidio come lo Spallanzani, che è stato il primo che ha trattato il caso, due casi di questo virus, e quindi anche per ricollegarsi al discorso di Andrea, è inutile fare la fuga in massa dalle grandi città per andare magari a contaminare il piccolo paesino sperso sulle montagne, dove l'età media di per sé è già abbastanza alta. E secondo me non vale nemmeno il principio per cui uno si può spostare ragionando come io sto bene, oppure da dove vengo non ci sono casi, o dove vado, da dove parto non ci sono abbastanza casi, da dove vado e dove arrivo non ci sono ancora casi, che è una situazione in costante cambiamento purtroppo, e quindi il rischio di portare su qualcosa o di riportare giù a sua volta qualcosa non l'ho voluto correre. E purtroppo voglio anche approfittare per denunciare una situazione veramente ridicola che è successa, si è verificata nelle mie zone questo weekend, quando lungomare della costa della Versilia e piste da sci della Betone sono state prese d'assalto in maniera veramente poco intelligente, per non usare un altro termine. Lì veramente purtroppo capisco che se noi siamo gli unici che possono effettivamente rallentare questa cosa, perlomeno cercare di circoscriverla, ma così semplicemente darsi la zappa sui piedi e peggiorare. Bisogna stare fermi. E stando fermi, noi comunque continuiamo a lavorare, possiamo lavorare da casa, scriveremo articoli, notizie, copriremo anche quello che sta succedendo da un punto di vista della mobilità su motorone.com. E nei limiti abbiamo anche una scorta, un archivio di video che pubblicheremo nei prossimi giorni, perché appunto l'attività deve andare avanti, la vita deve andare avanti, sperando di uscire quanto prima da questa emergenza e quindi di ricominciare a pensare all'automobile come un oggetto di passione e di libertà totale. Lorenzo, Francesco, se ci dite voi come siamo messi e cosa bolle in pentola, quello che potremo vedere a breve su motorone.com, sul sito e sui canali YouTube e video. Sì, Ale, beh, come dicevi, abbiamo un po' di video che ancora dobbiamo pubblicare, perciò siamo coperti, come si dice in gergo, ma non vogliamo del tutto bloccare la nostra attività. Quello che vogliamo fare è fare le cose in completa sicurezza. Già di per sé un perché comprarla necessita di un luogo dove non ci sono persone attorno per realizzare tutte le riprese, e quindi vuol dire che un giornalista e un operatore, questo è il team che serve per realizzare un perché comprarla, prendendo tutte le necessarie precauzioni, possono continuare a produrre questi video. Perciò Alberto domani sarà coinvolto nella produzione del perché comprare della nuova Qashqai, e io settimana prossima con un perché comprarla che però non posso rivelare perché c'è un segreto, un embargo, quindi è una sorpresa. E poi andiamo avanti anche con altri modelli, poi Francesco ci dirà qualcosa di più, però quello che posso dire è che la nostra necessità in questo momento è anche quella di riorganizzare i calendari, perché chiaramente noi siamo su Roma, ma non tutte le case auto hanno i loro parchi stampa su Roma, e quindi vuol dire che magari degli appuntamenti, delle prove che avevamo preso già settimane o mesi fa con auto provenienti dalla Lombardia, beh, vanno rischedulate, vanno in questo momento sospese, e quindi cerchiamo altre auto magari su Roma per
mantenere il nostro calendario, quindi il nostro impegno di pubblicazione di tutti i sabati col perché comprarlo. E questo ci può dire qualcosa in più forse Francesco da questo punto di vista, giusto Fra? Sì, esatto. E questo discorso sul ricalendarizzare tutto un po' si ricollega con quanto detto anche da Giuliano prima, quindi dell'evitare spostamenti inutili che poi possono andare a mettere a rischio quella che è la salute collettiva di tutti, nostra e degli altri, anche facendo questi spostamenti a cui possiamo rinunciare. Per le prossime settimane comunque abbiamo già un calendario fitto, però sarebbe potuto essere più fitto, ma che comunque abbiamo dovuto un po' rischedulare. E per fare qualche esempio, tratteremo, diciamo, da alcune piccole, ma interessanti, come per esempio la nuova Hyundai i10, oppure ibride come la Lexus RX, o plug-in come la Skoda Superb, quindi comunque macchine molto, molto interessanti anche inserite in questo contesto. E poi per il resto, piano piano, comunque, giorno dopo giorno, manterremo un calendario non troppo fitto, ma che ci consenta di uscire periodicamente con tutte le prove a cui siete abituati. E certo, perché l'idea è cercare di continuare a, nei limiti della situazione, a dare un po' di normalità, come dicevo prima, sperando di ricominciare a pensare all'automobile in senso positivo e come oggetto di libertà. Continueremo anche in questo periodo, magari un po' di meno, la prova esperienza elettrica della nostra Tesla Model 3 su Inside Viz, e diciamo con Andrea adesso stiamo cercando di capire che tipo di prove possiamo fare, pure qui compatibilmente con come dire, gli spostamenti ridotti, giusto Andrea? Se la connessione ci assiste. La connessione ci assiste? Ci assiste. Bene, finché ci assiste, ci assiste. Chiaramente è tutto in divenire. Ho sentito tantissimi definire questa situazione la prima volta, altri, quelli un pochino più datati, no, queste cose erano già successe durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi ovvio che a livello di mobilità per noi tutto è nuovo, quello che sta succedendo e quello che accadrà sarà nuovo. Noi cercheremo, nel limite della sicurezza di tutti, cercheremo di documentare quello che accade vicino a noi per rendere l'idea, o comunque per facilitare anche quello che è il percepito. E certo, la nostra Tesla è lì che aspetta, è in carica, 370 km di autonomia, freschi freschi, quindi appena possibile cercheremo di utilizzarli al meglio. È chiaro che, come diceva Francesco giustamente, e anche Lorenzo, tutto quello che è il nostro palinsesto, tutte quelle che sono le nostre abitudini, tutto va riparametrato, poiché, come potete immaginare, il nostro modo di utilizzare le auto e utilizzare auto di parco stampa e quant'altro, spesso e volentieri, si interfaccia con altre necessità che sono quelle di costruttori che hanno la sede a Milano, colleghi che utilizzano l'auto a Milano. Di conseguenza, zona rossa, zona arancione e comunque blocchi che possono essere anche rallentamenti ai trasporti possono inficiare su quella che è la nostra, sono le nostre abitudini. Quindi siamo a casa il più tempo possibile, anche noi lavoreremo un po' di meno per questo, è un sacrificio che dobbiamo fare, state a casa pure voi, e se c'è qualcuno che ancora non ha capito che deve stare fermo, deve rallentare la vita e stare il più possibile, il maggior tempo possibile a casa, ricordateglielo, e quindi continuate a seguirci qui su Motor One, sul nostro sito, e insomma andiamo avanti e insieme siamo convinti che usciremo da questa emergenza che veramente non ha precedenti nella storia. A presto!